L'Italia non è un paese per donne. Questo ci ripetono ossessivamente i media, sia che si tratti di questioni risibili e palesemente strumentali, sia che si tratti di questioni più concretamente gravi, usualmente imperniate sull'idea che nel nostro paese siano milioni le donne vittime di violenza da parte di altrettanti uomini. La politica, nella maggior parte dei casi, non fa eccezione. Sono moltissimi gli esponenti politici che cavalcano il tema della violenza, proponendo leggi sempre più repressive e manettare, propagandate apertamente come a favore delle donne. Si tratta di leggi generiche, ovviamente, ma il narrato da cui vengono avvolte fa sì che anche nella pratica vengano spesso applicate a senso unico. Buona parte di esse viene giustificata da vecchie indagini campionarie Istat, molto contestate e pochissimo citate nelle ricerche internazionali, proprio per la loro scarsa qualità e, sostiene qualcuno, per il palese inquinamento ideologico con cui sono state condotte. I conti in effetti non tornano. Tali indagini rappresentano l'Italia come un paese di bruti dedicati allo stupro, alla molestia, al maltrattamento, alla persecuzione e all'omicidio delle donne. Tuttavia, indagini più rigorose condotte a livello europeo collocano l'Italia agli ultimi posti per incidenza di reati di genere contro le donne. Ancora più significativo, i dati reali, non stime ipotetiche, del Ministero dell'Interno e del Ministero della Giustizia ci dicono che negli ultimi 10 anni il numero di uomini trovati colpevoli di violenze contro le donne sono una media di circa 5.000 all'anno. In pratica, lo 0,02% dell'intera popolazione maschile adulta nel nostro paese, contata con precisione dai ministeri, nel corso degli anni sarebbe riuscito a vittimizzare milioni di donne, nelle mere ipotesi dell'Istat. O si tratta di abusanti straordinariamente iperattivi, o l'emergenza, la strage, l'olocausto, di cui parlano i media e molti politici, è in gran parte una mera mistificazione propagandistica.